La depressione è una sindrome psichiatrica che ha una prevalenza molto importante nella popolazione generale, come credo che sia ormai abbastanza noto, fino al 20% della popolazione mondiale stimata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe sviluppare nella propria vita un episodio depressivo, ed è una malattia molto grave perché porta ovviamente, oltre che a sofferenza personale e familiare, anche ad importanti ricadute da un punto di vista psicosociale e lavorativo, con perdite di giorni di lavoro e possibilità anche di trascuratezza fino a eventi che sono deleteri e molto gravi, come quello suicidari, per esempio. E a questo livello, all'interno di questa patologia, esiste circa un 10-20% delle persone che rispondono poco o male alle terapie convenzionali farmacologiche, e quindi si parla di depressione resistente, quando non hanno risposto almeno a due trial clinici di antidepressivi. All'interno di questa dimensione abbiamo pensato ad un progetto che è stato finanziato recentemente al Policlinico di Milano su interventi innovativi nella depressione resistente, come quelli della stimolazione magnetica transcranica. La particolarità di questo studio è la grossa novità metodologica che riusciamo nel nostro gruppo a portare avanti grazie al coordinamento e alla collaborazione con bioingegneri, ricercatori del Policlinico, bioingegneri, ricercatori del Politecnico di Milano, neuroscienziati, psicologi e psichiatri del Policlinico di Milano e anche in parte dell'Università di Milano. E il progetto, che è un progetto triennale, prevede 2 anni di metodologia per riuscire ad acquisire. Il primo anno ci focalizzeremo sull'acquisizione contemporanea di elettroencefalografia e somministrazione della stimolazione transcranica magnetica in soggetti senza patologia psichiatrica. Nel secondo anno, sempre su soggetti senza patologia psichiatrica, cercheremo di integrare queste informazioni, diciamo di tipo più cerebrale, con quelle sistemiche, ossia con l'apparato cardiovascolare, con l'apparato polmonare e con quello cutaneo. Quindi acquisiremo informazioni sulla frequenza cardiaca, sulla frequenza respiratoria, sulla conduttanza cutanea. Il terzo anno, una volta che appunto abbiamo nel primo biennio sistemato e siamo confidenti con la metodologia, faremo l'applicazione clinica su persone con depressione resistente ed applicheremo la stimolazione transcranica magnetica nella corteccia dorsolatero prefrontale, che è un'area localizzata circa qui a livello del cervello, che è molto importante per la regolazione delle emozioni e della parte cognitiva, e che sono delle, diciamo, dimensioni che vengono a essere alterate durante la depressione. E quindi riusciremo ad avere, grazie al progetto 5 per 1000 finanziato al Policlinico di Milano, informazioni accoppiate da un punto di vista sia cerebrale che sistemico nel trattamento innovativo della depressione resistente tramite la stimolazione transcranica magnetica.